Ciao a tutti, notizia non molto bella per lo Tsunami Tour. Come sapete, martedì prossimo, il 19 febbraio, Beppe arriverà a Milano insieme ai candidati delle regionali e delle nazionali per questo grande evento. È la terza volta che utilizziamo Piazza del Duomo per il Movimento 5 Stelle. La prima volta nel 2010 per le regionali, la seconda per le comunali nel 2011 e questa è la terza. Le altre due volte tutto è filato liscio, permessi, palco e tutto, e il pagamento di 30 euro di COSAP, l'occupazione di suolo pubblico. Quest'anno ci sono stati i rincari e già siamo passati a 305 euro. Va benissimo. La sorpresa è stato però questo documento, che ci è stato mandato l'8 febbraio, pochi giorni fa, in cui di punto in bianco ci vengono chiesti 5.200 euro come deposito cauzionale per la piazza, che possono essere pagati in contanti con un assegno circolare oppure con una polizza fideiussoria. Ovviamente, dato che non ci avevano mai chiesto nulla di tutto ciò, siamo rimasti un attimo bloccati, dato che sapete benissimo che richiedere 5.200 euro al Movimento di Milano per fare un evento di questo tipo vuol dire praticamente chiedere al Movimento 5 Stelle di non farlo, dato che il budget di tutto l'evento è po di poco superiore a 4.000 euro e per noi è sicuramente impossibile raccogliere questi soldi. E ovviamente anche una garanzia fideiussoria non è il caso di mettere in gioco uno di noi per eventuali danni alla piazza. Detto questo, dato che non ci è stato chiesto gli altri 2 anni, subito il sospetto, siamo andati agli uffici a chiedere spiegazioni. Ho chiesto quindi di avere un regolamento, una delibera, una determina dove si parlasse di questi 5.200 euro e ci è stato risposto che dal 2006 è normale per tutti gli eventi. E già qui qualcosa di strano, dato che a noi non era mai stato chiesto una cifra di questo tipo. Giustificare la cifra ci sono stati mandati due documenti che dal mio punto di vista non c'entrano con la nostra situazione. L'unico in cui, e tra l'altro risalenti al 2001, quindi molto prima di quello che ci è stato spiegato dagli uffici, dove in una comunicazione, perché non è neanche un regolamento, è solo una comunicazione urgente del Comune di Milano, ad oggetto Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, interventi urgenti di ispezione alle facciate all'interno del Duomo. E in questa occasione c'era scritto: si precisa infine che qualora dovesse essere rilasciata autorizzazione, occorrerà far costituire un deposito cauzionale di lire 10 milioni. E qui c'è il primo riferimento che torna con questi 5.200 euro. Poi questa non è, e dal nostro punto di vista, non è la nostra situazione, ed ecco perché stiamo per spiegarvi che secondo noi questo è un ostacolo che ci sta venendo, che il comune ci sta mettendo, l'amministrazione comunale, per questo evento in particolare. Se infatti andate sul sito del Comune di Milano e oppure cercate su Google occupazione suolo pubblico, il primo risultato è quello di Milano. Se scendete in fondo alla pagina del sito ufficiale, ci sono una serie di documenti da scaricare e uno è la delibera di giunta, che ora vi trovo subito. Del 2009, 9 gennaio 2009, ad oggetto linee guida per lo svolgimento di eventi in aree centrali del territorio comunale. In questa delibera viene dato l'esatto opposto di quello che ci è stato chiesto agli uffici. Cioè c'è un punto diciamo nelle richieste straordinarie per l'uso delle piazze molto centrali e importanti come Piazza del Duomo, dove c'è scritto: previsione di polizza assicurativa o altra garanzia a carico del soggetto richiedente nell'ipotesi in cui si preveda che dallo svolgimento dell'evento possano derivare danni alla consistenza materiale dei luoghi, bla bla bla. Problema, c'è un inciso a monte, che queste linee guida sono escluse agli eventi organizzati da partiti politici e sindacati, nel rispetto dei valori storici, simbolici, artistici, civili, religiosi e sociali. Ovviamente perché? Perché un movimento, una forza politica come la nostra deve poter fare senza problemi un evento in piazza e in questo modo invece ci viene negato l'accesso. Questa delibera è l'esatto opposto di quello che ci è stato richiesto dagli uffici con questi 5.200 euro, che ci paiono assolutamente una limitazione insensata e un tentativo di ostacolarci. Quindi a questo punto noi chiediamo direttamente agli assessori e al sindaco di avere spiegazioni e di confermare la possibilità di usare Piazza del Duomo per il 19 febbraio 2013.